Bentornati a tutti, anche a chi è in diretta streaming. Vi ricordiamo che per chi è in diretta, può porre delle domande scrivendo sulla pagina Facebook o Twitter di Teatro Sospeso. E riprenderemo oggi pomeriggio con l'esperto Vito Palumbo. L'argomento, non so se Terminiamo un attimo il montaggio, terminiamo un attimo il poi montaggio e poi passiamo. faremo l'argomento di oggi pomeriggio, il mestiere dell'attore cinematografico. Grazie mille e partiamo. Ok, bentornati. Allora, chiudiamo il montaggio, purtroppo non possiamo trattarlo in profondità perché è un argomento molto, molto vasto, però perlomeno chiudiamo con il discorso del montaggio parallelo che... Tra l'altro lui aveva chiesto prima, ti ricordi? Montaggio parallelo, mi ha chiesto, ok. Intanto l'abbiamo già detto cos'è il montaggio parallelo, abbiamo fatto anche un esempio. Il montaggio parallelo, chiamato anche montaggio delle attrazioni, è quando praticamente mettiamo due inquadrature, una accanto all'altra, in sequenza, e inquadrature che apparentemente c'entrano poco l'una con l'altra, sono girate in posti diversi con magari anche situazioni che lontane tra loro, ma che in qualche modo si richiamano tra di loro. E facciamo un esempio pratico con una piccola scena tratta da un film di, dove sta? Dove sta? Di Eisenstein, regista russo. Eccolo qua. In questo caso, Eisenstein cosa ha fatto? Ha preso delle immagini di uno sciopero, quindi operai che scioperano, e li ha alternati, li ha messi in parallelo con immagini di, adesso non ricordo che tipo di animali, ma comunque animali macellati. Apparentemente operai che scioperano e animali macellati c'entrano niente tra di loro. Mettendoli invece uno accanto all'altro, crea il richiamo al fatto che gli operai che scioperano, picchiati dalla polizia, aggiungo, sono come animali da macello, cioè si richiamano tra di loro le due situazioni lontane apparentemente. Vediamo un attimo questo spezzone tratto da Sciopero di Sergei Eisenstein. Parliamo di cinema muto. Sono immagini un po' forti, però vabbè. Chiaro come ha creato con sapienza, con intelligenza, ha creato questo parallelo, Eisenstein ha creato questo parallelo tra gli operai che scioperano, che vengono caricati dalla polizia, e la carne, le bestie al macello. Quindi, come? Sì, adesso non so nella fattispecie, però comunque la Russia è molto sensibile ovviamente agli operai, a queste tematiche. Immagini forti anche, volutamente forti, che per fortuna non vedevate benissimo, ma comunque immagini molto forti. Sì, vabbè, ma comunque si capisce, anche se è bianco e nero, anzi. Però comunque, prendiamo isolatamente gli operai che scioperano e l'altra immagine delle bestie al macello, il significato è solo quello che vediamo. Se li accostiamo tra di loro, creiamo il famoso 1 più 1 uguale 3, creiamo anche un parallelismo, un richiamo tra di loro, un'attrazione tra di loro, ok? Suggerendo dell'altro, che lasciamo comunque al libero arbitrio comunque dello spettatore, perché
perché poi l'associazione la fa lo spettatore, cioè lui che intuisce, capisce l'attrazione e dà un significato in più alle immagini. Non so se è chiaro quello che ho cercato di spiegarvi. Ok, allora, andiamo all'altro argomento, se non ci sono domande. Se avete domande, ovviamente riprendiamo con le domande libere perché siamo pochi, quindi possiamo permettercelo. E ovviamente da casa, se volete fare domande, potete tranquillamente fare dirci quello che volete. Dimmi, dimmi. Nel caso in cui si dovrebbe fare un montaggio di un trailer, diciamo che io più che altro mi interessa il lato teatro. Mi interessa? Ok. Lato teatro, quindi diciamo, però so che Quindi nella anche. stanza accanto. Sì, esatto, però No, ci sono insomma. dei richiami, ci sono dei richiami. Nel caso in cui si volesse fare appunto una presentazione, nel caso Di uno spettacolo di uno spettacolo teatrale? teatrale, quindi nel momento in cui cerchi una produzione, eccetera, Certo. diciamo dei suggerimenti che possono essere utili a chi volesse fare un trailer di ciò che noi Ok, allora, vogliamo proporre. premesso il fatto che io sono un po' allergico ai trailer, perché, specialmente per come vengono fatti, sono bellissimi i trailer, ma non mi piace avere delle anticipazioni sul film, cioè voglio andare al cinema, non sapere nulla del film e guardare dal primo all'ultimo fotogramma qualcosa di nuovo. Invece quando vedi un trailer che a volte ti rivela anche delle cose importanti, io li guardo dopo i trailer perché mi piacciono molto, ma non prima. Però vabbè, capisco di essere strano come persona forse. Detto questo, certo, in questo caso è un po' diverso, anche se alla fine comunque l'intento del trailer è qualcosa di commerciale, devo incuriosire le persone, grazie a quel prodotto, ad andare a vedere qualcosa, quindi la finalità è la stessa. Solo che alla fine il discorso, la modifica, diciamo, la differenza è il fatto che mentre per il cinema io uso il mezzo cinematografico, il mezzo visivo per portare la gente a vedere qualcosa di visivo, nel teatro invece uso il mezzo visivo per portare a vedere qualcosa che è più sulla parola e più legato al momento presente. Sicuramente il trailer intanto ha un linguaggio particolare, più legato al videoclip che al cinema, ma il trailer serve tantissimo per il teatro. Diciamo che negli ultimi anni il teatro, anche la letteratura, hanno scoperto l'uso del trailer. Ad esempio, per quanto riguarda la letteratura, ormai un po' tutti fanno il book trailer, perché ovviamente ormai noi siamo fatti in modo tale, siamo bombardati di immagini e quindi anche un libro, se io in qualche modo vengo intrigato da delle immagini, paradossalmente posso essere incentivato ad acquistare un libro e a leggere qualcosa. Idem per quanto riguarda il teatro. Anche al teatro è consigliabile fare un trailer, non tanto per lo spettatore, perché lo spettatore non guarda in televisione il trailer teatrale, più che altro per un'eventuale produzione, per un'eventuale rassegna, per un teatro interessato a un cartellone di un certo tipo. E quindi in questo caso il trailer io lo invio ai vari teatri, alle varie compagnie, per pubblicizzare quello che io sto facendo quello che ho preparato come compagnia, quindi serve assolutamente il trailer teatrale. Vi consiglio di farlo intanto non con una camera, di farlo almeno con due o tre camere, onde evitare di rigirare più volte una scena teatrale, perché gli attori teatrali non sono abituati come quelli cinematografici a rifare più volte le scene, quindi vi consiglio di piazzare tre camere, di fare una volta la rappresentazione e poi di montare dopo con calma lo spettacolo o il trailer e possibilmente sala vuota per avere anche la possibilità di far rifare qualcosa. Se c'è lo spettatore non posso chiederti scusa me lo rifai un attimo perché non è venuto bene. Se invece c'è la sala vuota ho più controllo su quello che sta facendo l'attore in scena, quindi però chiuderei il capitolo teatro perché è un altro argomento, tranne se non è una cosa veramente No, nel veloce. senso, sarebbe anche, potrebbe essere, per la tua esperienza anche di montatore, come dicevi, per esempio, prendere delle parti senza dover svelare Assolutamente. necessariamente,
la cosa, però magari anche con che potrebbe esserci il ruolo eventualmente lo spettatore, però magari sono parti, Certo. visibilmente parti, magari di diversi spettacoli, oppure cioè io quello che ti consiglio è una direzione, diciamo, Certo. in ciò che potrebbe essere a tuo parere anche accattivante, perché È hai ovvio che il esperienza trailer, giusta, che c'è, cioè, la cioè, persona a cui posso chiedere. è ovvio che il trailer deve essere montato in maniera da essere accattivante, quindi cosa andrò a far vedere? Vado a far vedere magari, che ne so, il costume più particolare o la scenografia d'impatto o il monologo in cui l'attore è veramente molto bravo, rende molto, è più d'impatto anche quel monologo dell'attore, quindi vado a scegliere con cura quello che devo racchiudere in quel trailer, è ovvio, ma questo si fa anche nei film. Nei film faccio vedere ovviamente le cose più d'impatto, le cose più che mi intrigano, che mi attirano ad andare a vederlo quel film, chiaro? Questo come scelta stilistica, cioè la mia domanda è una scelta Più stilistica che da stilistica parte. è un po' come uno spot pubblicitario. Esatto, potrebbero essere anche retroscena. E quelle a chi O. interessano? A chi interessano Eh? le retroscena? Cioè No, tu dici backstage, nel un making of, un senso. behind the scene. Mentre la cosa, diciamo, viene portata su. Ma a chi Quindi. interessa quella cosa? Cioè a me produttore che devo acquistare uno spettacolo teatrale, a me impresario Per teatrale. esempio, per fare degli esempi, certe A volte cosa mi viene. interessa vedere dietro le quinte? Interessa magari all'attore che ha recitato nello spettacolo e quindi è piacevole vedere quello che c'è stato dietro, no? Quello che è stata la preparazione. Ma a me che devo acquistare uno spettacolo, non mi interessa vedere il momento di ilarità, il momento in cui durante le prove c'è stato quello che ha sbagliato. Questo anche del cinema. Non O anche, per esempio, potrebbe metto nel essere. trailer il behind the scene, non metto il making of nel trailer, lo metto magari come extra del DVD. Per quello malato di cinema che vuole vedersi anche gli errori del film, ma non lo metto al cinema nel trailer, capito? Perché non vende il film, non vende lo spettacolo. Comunque, chiudiamo il capitolo teatro perché è un altro mondo completamente a sé, con dei punti di contatto con il cinema. E partiamo con il nostro argomento del pomeriggio, che è quello del lavoro dell'attore cinematografico. Prendiamo sempre come nostro faro la sceneggiatura, quella di cui abbiamo sempre parlato, perché tutto quanto parte da lì, cioè tutto quanto quello che accade è sulla sceneggiatura. Una volta fatta quindi la sceneggiatura, è chiusa la sceneggiatura, si fa lo spoglio, abbiamo visto, e uno di questi professionisti che lavora lo spoglio è il casting director. Il casting director che cosa fa? Fa lo spoglio della sceneggiatura, o meglio qualcun altro la fa per lui, e gli viene detto che per quanto riguarda il film servono, per esempio, sei attori, di cui quattro maschi e due femmine. Come devono essere questi attori? Bisogna fare delle descrizioni molto precise degli attori, come li vogliamo fisicamente, per esempio. Voglio un attore pelato, con gli occhi azzurri. Voglio un'attrice, che ne so, molto appariscente, molto bella, anche se bella è una cosa molto, che significa poco, andiamo nel dettaglio, che ne so, molto magra, con gli occhi verdi, che ne so, chi più ne ha più ne metta. Un bambino di 5 anni, biondo. Più è dettagliato ovviamente l'identikit di ogni singolo personaggio, e meglio può lavorare poi il casting director. Come lavora il casting director? Con questa lista di attori, a parte il fatto che il regista molte volte quando scrive qualcosa o quando legge qualcosa già identifica a chi dare quel ruolo, quindi in quel caso non si fa neanche la ricerca degli attori, ma direttamente si va a quell'attore in particolare. Ad esempio, ho scritto un film che mentre lo scrivevo proprio già pensavo, non dico il nome per non fare, per non, anche per scaramanzia, ma già pensavo a quell'attore lì. Quindi non voglio altri, voglio lui. Nel caso in cui non sia disponibile lui, allora mi preoccuperò di cercare un'altra persona. Ma intanto parto dalla mia scelta principale. Ok? Togliamo il fatto che il regista abbia idee chiare e sappia chi voglia. Si dà questa lista di personaggi, parliamo di personaggi, di attori, parliamo di persone che hanno battute, non parliamo di comparse, figuranti, eccetera, eccetera. Parliamo di personaggi, quindi gente che parla, che ha battute nel film, che possono essere molte battute, quindi ruoli da protagonisti, o piccole o poche battute, d'accordo?
Il casting director che cosa fa? Con questa lista di attori si muove in questo modo. Chiama le agenzie, intanto lui ovviamente facendo quel mestiere là ha già un database di attori e quindi già più o meno può fare una proposta regista. Può dire guarda che questa persona qua, ti ho già lavorato, la conosco, molto brava, ti faccio vedere magari un video di precedenti casting che ho fatto, guarda un attimo e il regista può già scegliere. Altrimenti chiama le agenzie. E chiede, allora ti mando un file, guardatelo, dice l'agenzia, e dimmi se hai qualcuno, d'accordo? L'agenzia ovviamente legge quali sono i personaggi che cerca il casting director e dice, guarda, purtroppo non ho molto, ma solamente, so che sembra una cosa quasi, sembra di parlare quasi di merce, e quindi sembra quasi antipatica come cosa, però funziona in questo modo qua. L'agenzia propone, magari dice che per un ruolo ha due o tre persone che possono essere ideali, possono essere adatte. Quindi il giorno in cui si organizzano questi provini, l'agente, l'agenzia manda queste persone. Okay? Di solito il casting director, insieme al regista, insieme ad altre persone, seleziona dalla sceneggiatura. Magari delle battute, delle pagine dove viene fuori meglio il carattere del personaggio e già in qualche modo può, a seconda di quanto sia blindato il set o meno, può già per esempio prendere queste paginette e mandare un file all'agenzia che può girare poi l'attore in modo che venga già preparato l'attore al provino, no? Venga già con le battute a memoria e si possa già in qualche modo lavorare perfettamente. Perché dico a seconda che il set sia blindato o meno? Ci sono casi in cui gli attori, parliamo di film, che ne so, Spider-Man, magari questi film molto importanti, ci sono casi in cui l'attore, in cui il regista e il casting director non distribuiscono mai parti di sceneggiatura, perché ovviamente c'è riserbo sulla sceneggiatura, perché facendola circolare si corre il rischio che magari va a finire, che ne so, online, specialmente coi tempi di oggi, va a finire online o va a finire, che ne so, su un giornale o altre cose, quindi andiamo a rivelare parte proprio del film. Ma di solito, specialmente in piccoli film, funziona che si invia già all'agenzia lo stralcio di sceneggiatura, in modo che l'attore venga preparato. Questo è una strada, ok? Altra strada, invece, è quando magari per un piccolo ruolo, per un ruolo per cui si cerca una persona, non un attore, ma che ne so, una persona della strada, una persona più spontanea, una persona che non abbia studiato, che non abbia fatto una scuola, in quel caso per esempio si possono fare i casting, i provini di massa. Come funzionano? Ad esempio si contatta che ne so, un giornale, si contatta un po', si manda qualche stralcio, qualche rigo online o ai giornali. Si fissa un giorno e quel giorno lì vengono praticamente, viene un oceano di gente, si presenta una marea di persone e si fa una scrematura molto molto massiccia. In questi casi ovviamente si ha meno il controllo della situazione, capita spesso e volentieri che tu scrivi, che ne so, faccio un esempio pratico, io ho fatto un cortometraggio dove cercavo persone che parlassero il tedesco. E mi rispondevano persone che mi dicevano: Senti, io non parlo il tedesco, però lo posso imparare. Oppure, che ne so, io non parlo il tedesco, però ho un amico che parla il tedesco. Cioè, queste cose assurde. Oppure vi capiterà di chiedere persone bionde, si presentano persone pelate, che ne so, o persone more. Quindi, ovviamente, già capite che il casting di massa si fa quando veramente serve, perché a volte un impiego di risorse, di tempo abbastanza massiccio, però si fanno i casting di massa, specialmente per i piccoli ruoli di solito. Come funziona il provino? Allora, intanto quando viene la persona al provino, di solito se conosco già l'attore, magari ci faccio una chiacchierata, si presenta anche il regista stesso, se è un attore importante che io conosco, che ho chiesto io regista, vado io stesso ad incontrarlo la prima volta, in modo da parlarci ed essere presente quando l'attore mi recita le battute. In America, per esempio, quando venivano attori molto importanti ai casting, il casting director non voleva che si facessero provare con le battute, voleva che si facesse una chiacchierata
perché era come una mancanza di rispetto fargli già dire le battute, però parliamo di attori di un certo tipo, di molto conosciuti. Ma di solito comunque se io regista convoco un attore che conosco, vado io stesso il giorno dei casting, altrimenti delego appunto al casting director che con i suoi assistenti fa delle riprese, ovviamente persona per persona si viene schedati, tra virgolette, cioè con un foglio davanti si scrive nome e cognome, un numero progressivo, si fanno delle foto. Tutto materiale che poi sarà presentato, sarà scremato, saranno tolte tutte le cose non interessanti e verrà poi mandato al regista solamente quello che si ritiene interessante. Quindi invece di fare regista 80 provini, ne vedrà solamente 2, 3, 4, 5, la scrematura di quello che ha fatto, del lavoro sporco che ha fatto il casting director. Parliamo invece di provini, diciamo più provini di massa, senza agenzia. In quel caso non si manda lo stralcio perché non si può mandare gente che si presenta. Di solito si fa un primo, ci si mette davanti alla videocamera, nome e cognome, magari si fa anche una piccola chiacchierata e si cerca di capire se questa persona, che ovviamente non ha niente a memoria, non ha avuto lo stralcio, si cerca di capire se questa persona ha delle caratteristiche che in qualche modo possano avvicinarsi a quelle che sono richieste, che stiamo cercando. Io personalmente ai miei provini faccio spesso e volentieri, quando vedo una persona interessante, che mi intriga, che penso possa essere in qualche modo, interessante da valutare, faccio dare al casting director lo stralcio lì, seduta stante. Perché mi interessa più che altro non la memoria, cioè non voglio che l'attore in 5 minuti impari a memoria una pagina, due pagine e me la reciti tipo l'Ave Maria. Mi interessa più che altro che capisca la situazione, quindi che capisca quello che accade nello stralcio e che in qualche modo mi restituisca qualcosa, che mi faccia vedere in lui anche un lampo, anche un seme di qualcosa su cui si può lavorare, su cui si può poi con un minimo di prove, un minimo di lavoro arrivare al personaggio. Quindi si fa un primo incontro in cui si fa magari questa cosa qui della lettura impronta o dei 5 minuti di preparazione individuale dove poi si mette in scena davanti alla videocamera lo stralcio. Oppure si dà un secondo appuntamento, ovviamente tutto questo lo fa il casting director. Nel secondo appuntamento si fa il famoso provino su parte, c'è il tempo alla persona che abbiamo già conosciuto di dare anche lo stralcio e farglielo imparare bene a memoria e si può approfondire ovviamente la conoscenza e capire se effettivamente questa persona può fare quel ruolo, ok? Ovviamente conta molto anche l'istinto, contano molto. Faccio l'esempio del film americano, visto che vi piacciono giustamente gli esempi, quando abbiamo fatto i casting del film americano si sono presentate una miriade di persone e noi non parlavamo benissimo l'inglese, cioè a livelli di poter comprendere perfettamente la performance di un attore e ci fidavamo molto dell'istinto. Quando per esempio abbiamo scelto il protagonista, ci ha colpito molto il fatto che somigliasse tantissimo al protagonista del cortometraggio, che purtroppo era deceduto un po' di tempo prima. Quindi quando entrò questa persona nella stanza, già in qualche modo colpì la nostra attenzione. Quando poi vedemmo che ovviamente c'era anche la sua bravura, il fatto che riuscisse a restituirci il personaggio che volevamo, non abbiamo avuto più dubbi. Abbiamo già scelto il primo giorno e lui il protagonista, quindi abbiamo già chiuso quel ruolo, diciamo più o meno eravamo sicuri di questa cosa qui. Poi ovviamente si passa alla seconda fase della produzione che contatta l'attore, l'agenzia più che altro, gli propone un cachet, si fa il contratto, eccetera, eccetera. Questo per quanto riguarda dal punto di vista della produzione. Partiamo adesso capovolgiamo un po' le cose. Ci sono domande intanto? Avete qualche curiosità, qualche domanda? Sicuramente. No? Ok. Ribaltiamo un po' il punto di vista, guardiamolo dal punto di vista dell'attore, ok? L'attore, ovviamente, intanto una piccola premessa, il provino per l'attore fa parte del suo lavoro, cioè non prendete il provino come, che ne so, un qualcosa che vi pesa fare, perché il provino è qualcosa in cui si va, si viene giudicati, quindi
Non è facile. Molte volte se la porta sbattuta in faccia, a volte quando ci sono persone indelicate, si viene anche a volte, non dico umiliati, ma comunque in qualche modo maltrattati, capita. Quando ci sono problemi di massa in particolare. E quindi in qualche modo emotivamente per un attore non è facile. Però ecco, prendiamola come parte del nostro lavoro. Parlo di attori, per gli attori. Prendetela come parte del vostro lavoro. Il lavoro dell'attore comprende anche il fatto di fare provini. Li fanno tutti i provini, li fanno anche gli attori navigati che hanno 50 film alle spalle. In qualche modo il provino lo fanno. Perché l'attore vuole vedere, sì, sei bravo, ma come mi fai, come mi rendi questo personaggio qui? Cioè il regista lo vuole vedere, vuole capire questa cosa qui, anche se si fida della bravura dell'attore. Chiaro, non prende a scatola chiusa un attore e lo butta a fare un personaggio, vuole assicurarsi che lo possa fare, perché non è mica detto che siccome un attore è bravo può fare qualunque ruolo, magari quel ruolo lì non è nelle sue corde, magari quel ruolo lì lo fa meglio un altro, e quindi ci si assicura perfettamente di quello che della resa poi della scelta. Quindi l'attore in che modo si pone? Partiamo un po' dalla base. È importante, molte volte si fa questa domanda qui, è importante per un attore avere un'agenzia? Assolutamente sì, perché l'agente è colui che ti rappresenta, è colui che ti cerca il lavoro, è colui che ti aiuta a trovare il lavoro, è colui che magari quando hai un contratto te lo esamina, ti dice se va bene o no, se è il caso o meno di chiedere più soldi, quanto devi chiedere. C'è una figura che ti fa un po' da angelo custode, in qualche modo. Sì, anche se in Italia la gente, ovviamente io parlo per quelle poche cose che so, perché non è il mio ruolo, in America c'è la figura del manager, che è quello che ti trova anche lavoro, cioè proprio lui ti trova lavoro. In Italia invece la gente di solito non ti trova lavoro, ma appunto viene chiamato. E la gente ti offre in qualche modo, no? Però su richiesta di qualcuno esterno, di solito è così. Questo non vuol dire che se per caso in una conversazione tra un agente, che ne so, un regista, e il regista dice sto cercando una persona, non sia magari l'agente a dire o chi fa per te, ci mancherebbe altro. Ma non va in giro di solito la gente a cercare lavoro per i rappresentati, a meno che io sappia in Italia. La figura dell'agente fa solo questo, mentre il manager in America ti procaccia anche lavoro. Poi potrei dire una cavolata, ma io che io sappia è così. Quindi è importante avere l'agente per un attore? Assolutamente sì, perché senza agente sei un pochino allo sbando, ti muovi da solo, sei un cane sciolto. Come si trova un'agenzia? Come si trova un agente? Non è facile trovare un agente. Intanto perché devi essere una persona che interessa l'agenzia, quindi in qualche modo devi essere, per esempio, un viso particolare che l'agente già non ha tra i suoi esistiti. Se io agente ho già 5 persone di un certo tipo, me ne capita una sesta, magari biondo con gli occhi azzurri, può essere che sia meno interessata questa persona qua, specialmente se è nuova. Poi se è bravo lo prendo lo stesso, ci mancherebbe altro. Poi le agenzie molte volte vogliono che chi si offre sia sul territorio, quindi a Roma, perché la paura della gente è che magari ti chiamo per un lavoro e tu non ci puoi andare perché sei a Bari e quindi io agente faccio una brutta figura col casting director perché devo dirgli guarda, l'ho chiamato, purtroppo non ci può andare. E quindi preferiscono persone che stanno sul territorio. È difficile essere presi da Bari su Roma, da Bari su Milano, è un po' difficile. Ok, agenzie a Bari che io sappia non ce ne sono, che io sappia, fino a prova contraria mi sa che non ce ne sono agenzie a Bari, comunque non sono conosciute. No, attenzione, la Puglia Film Commission non è un'agenzia, la Puglia Film Commission è un ente che si occupa di promuovere, cioè si occupa di promuovere il territorio, di promuovere i pugliesi, le persone, gli addetti ai lavori, cioè incentivano da fuori le produzioni esterne, in Film Commission per esempio, incentivano le produzioni a venire a girare in Puglia, in modo comunque da creare prodotto interno lordo, di creare un'economia pugliese, di portare dall'esterno esperienza in Puglia, di far conoscere il territorio e soprattutto di sviluppare anche il cinema in Puglia, ma non fa agenzia per attori, attenzione. Non so se guardi gli attori, non credo, perché c'era la Fandango, però le
Sì, ci sono varie case di produzione esecutive in Puglia che molte volte voi trovate scritto cerchiamo persone, ma quella non è l'agenzia. Quello più che altro è, diciamo, il casting director che ha approvato anche con le agenzie, ma mette anche online la richiesta di ruoli per il film. Non è un'agenzia in quel caso. Fai finta che sia il casting director, che è distinto dall'agenzia, il casting director che mette online la richiesta di personaggi, la richiesta di ruoli. E quindi chi è interessato manda un'email, manda delle fotografie e si reca poi al provino. Ma è diverso. La Film Commission, per esempio, una delle cose che fa, che vi interessa, vi serve, la Film Commission ha supporto non solo economico, ma anche materiale. Ad esempio, la Film Commission nei cineporti vi permette, eventualmente, se state facendo una produzione di un film, vi mette a disposizione, per esempio, dei luoghi fisici. Cioè, voi andate là, a fare i casting, per esempio. Quindi appoggiate in questa struttura che è il cineporto, che esiste a Bari, a Lecce, a Foggia. Vi appoggiate lì e fate i casting direttamente in Film Commission, invece che noleggiare un luogo per appoggiarvi e fare i provini. Ok? Ma la Film Commission non è agenzia di attori. Ah sì, Non... infatti, perché noi abbiamo fatto alcune cose qua, bravo, negli ultimi 2 anni. E adesso non mi ricordo chi ci pagava, però mi sa perché era Fandango, però non sono sicuro. Ok, Fandango che comunque non ha sede a Bari, non ha Esatto, sede in Puglia. sede a Verona. Anche se il produttore è pugliese, Procacci. Ma la Fandango non è agenzia, è una produzione. Non è agenzia. La produzione Fandango cerca delle persone, ma si rivolge poi all'agenzia per trovarle queste persone. Se l'agenzia non le ha, o comunque se vuole persone che non siano rappresentate da agenzie, fa pubblicare anche online o dai giornali la richiesta di ruoli, ma non è agenzia. L'agenzia, la gente è quella persona che rappresenta attori. Lui, per esempio, è un attore, viene da me che sono agente e io lo rappresento. E se qualcuno mi chiede un attore con le sue caratteristiche, io faccio il suo nome. Ok? Questo è l'agente. Detto in poche parole, perché si potrebbe parlare per una vita di ogni piccolo aspetto che stiamo trattando. Attenzione, consiglio, per quanto riguarda le agenzie, ne parlavo con lui l'altro giorno. Se un'agenzia vi chiede soldi, non è un'agenzia seria. Perché le agenzie non chiedono soldi, le agenzie guadagnano quando voi guadagnate. Cioè se lui lavora, ovviamente viene pagato, a me dà una percentuale che sono agente, ma perché lui sta lavorando. Non si paga per entrare in agenzia, in quelle serie. Spesso e volentieri capitano truffe del tipo, per gli attori che ovviamente sono affamati, hanno voglia, sognano, vogliono fare il loro mestiere, quindi sono un pochino ingenui a volte. Cosa fanno a volte agenzie truffaldine? Vi dicono: no, guarda, non devi pagare niente per entrare con me in agenzia, perché sanno che è così. Però dovresti fare un corso di dizione, dovresti fare un corso di portamento per quanto riguarda i modelli, magari, no? Dovresti fare un corso, che ne so, di questo e quest'altro, che costa 500 euro, però non c'entra niente con me, devi farlo a parte. Oppure vi dicono: non paghi niente con me, però dovresti fare un book fotografico. Che costa 500 euro, che costa 1000 euro. Diffidate dalle agenzie che vi dicono cose del genere, perché le agenzie di solito, non di solito, non si devono far pagare nulla fin quando voi non lavorate. Appena voi lavorate, loro prendono la percentuale sul vostro lavoro, come è giusto che sia. Ok? Quindi dicevamo, le agenzie non è facile, se lo posso fare anche io. Questa è la mia domanda. Voglio che l'attore mi emozioni. Voglio che accada qualcosa che è fondamentale sia nel cinema che nel teatro, che è l'immedesimazione. Io voglio immedesimarmi in quello che sta facendo quell'attore e per immedesimarmi l'attore mi deve emozionare. L'attore deve in qualche modo farmi capire che quello che sta succedendo in scena o davanti al grande schermo è vero, sta realmente accadendo. Se vedo un attore che non ci crede, finto, che sta recitando, io non ci credo. Infatti Stanislavski diceva costantemente, c'era, diciamo, il ci credo o non ci credo. Quando l'attore recita, ci sto credendo a quello che sta dicendo o non ci sto credendo come spettatore o come regista? Se non ci credo vuol dire che non mi emoziono, non mi immedesimo. Comunque questa cosa viene nel cinema, viene fatta diciamo dall'attore da solo. Mentre diciamo che nel teatro c'è una cosa che si chiama ensemble, quindi diciamo che è un po' nella crescita, Non è diciamo, detto del che venga fatto da personaggio. solo. Il lavoro che dico io, quello sulla backstory, è un lavoro che anche nel teatro andrebbe fatto Sì, da soli. viene fatto. Da soli. Ma
Ma anche nel cinema c'è poi il confronto, cioè nel cinema c'è il costante confronto tra gli attori e il regista. Ci sono anche delle prove con il regista, perché no? C'è uno scambio, il regista magari chiede l'attore chiede al regista come pensa, come immagina il personaggio o che cosa ne pensi di una sua scelta, c'è anche lì il confronto costante. La differenza è che non si va in scena, ma si fa qualcosa che poi verrà fruito a distanza di tempo dopo il montaggio, ma comunque sono molto simili gli approcci. L'importante è che capiate che bisogna dare un'impalcatura al personaggio, ok? Vi dico un'altra cosa che mi piace molto, che ha a che fare un po' con la schizofrenia, quindi mi spaventerà un pochettino, ma è molto intrigante, molto bella. Ok, 20 minuti poi facciamo pausa. questo è il metodo, parliamo di metodo Stanislavski. Stanislavski distingueva in maniera molto importante l'attore e il personaggio. Secondo Stanislavski, ed è una cosa che mi piace molto personalmente, l'attore deve dare al personaggio quello che serve al personaggio. Mi spiego un pochino meglio. Parliamo sempre di Titanic, di Jack, di Leonardo DiCaprio. Se Leonardo DiCaprio fa sapere, ecco la schizofrenia dove sta, se Leonardo DiCaprio fa sapere nella prima scena al suo personaggio, a Jack, che il Titanic affonderà, vi ricordate il film come funziona, no? Vince un biglietto in una mano fortunata a poker, mi sembra che sia poker, e va sulla nave felice esultando, ho vinto. Ma secondo voi DiCaprio, non DiCaprio, scusate, Jack, il personaggio, se io DiCaprio faccio sapere a Jack che il Titanic affonderà, perché lo so, ho letto la sceneggiatura, è ovvio che lo so, se lo faccio sapere al mio personaggio, il mio personaggio ci crederà quando dirà, evviva, ho vinto, vado sul Titanic, molto fantozziana questa cosa qui, no? Che culo. È ovvio che il personaggio, so che vi sembrerà assurdo, ma il personaggio in qualche modo perderà credibilità. E quindi l'attore bravo, ma bisogna essere veramente bravi su questo, l'attore bravo è quello che sa le cose, perché ha letto la sceneggiatura, ovvio, ma che le dà con parsimonia al suo personaggio, cioè man mano che servono, poco per volta. Idem per quanto riguarda Rose, no? Il personaggio di Kate Winslet. Se Kate Winslet fa sapere a Rose che Jack morirà alla fine, quando lo conosce a Jack e dice scusami, mi metto con l'altro, quello pelato che pure è un po' più soldi di te e rimane vivo alla fine. È chiaro, ragazzi, lo so che sembra assurdo, ma la recitazione ha a che fare un po' con delle cose anche inspiegabili, no? Con le emozioni, è un po' magica la recitazione. Questa è tecnica anche, il fatto di non far sapere al personaggio determinate cose, perché ti chiedi, ma come faccio, cioè come faccio io a non dire al mio personaggio quello che io so? L'attore bravo lo fa. Non per niente gli attori bravi sono pochi, gli attori bravissimi sono pochi, non sono tanti. Ci sono attori bravi e attori fantastici, ok? Magari Meryl Streep lo sa fare, però è una cosa importante questa, ok? Pausa pure, quanto abbiamo di tempo? No, 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 Qualche certo. domanda? Vi sembra assurda questa cosa? È un po' schizofrenica perché è un Guarda, po' sì. uno sdoppiamento quasi della personalità, ma gli attori sono un po' Ma schizofrenici. l'attore gioca con lo sdoppiamento, anzi, a volte non A si volte va capisce anche in analisi perché. l'attore, Molto spesso, specialmente in immagino. America vanno in analisi molto spesso. Vabbè, ma perché poi, conoscendo il personaggio, Però è anche una poi fortuna, Aspetta, si il veste. microfono. È lì, è lì. Sì, usate il microfono così anche da casa ci sentono. Il personaggio poi, conoscendo la trama o la storia comunque di quel Il personaggio o personaggio, l'attore? Attenzione, l'attore, l'attore. conoscendo il personaggio che deve interpretare, quindi riesce a vestirsi e a risvestirsi come quando vuole, quindi riesce a giocare tranquillamente. È quello che succede anche nel teatro, chiaramente. Infatti. Essendo padrone di quel personaggio, io posso giocare in qualsiasi modo. Ed è una cosa che non è facile. No, non è Sembra facile facile, ma assolutamente. non lo è. Cioè, detto così sembra facile, Certo. però comunque il concetto è quello, quindi essere padrone di quel personaggio e giocare su quel personaggio, quindi vestendo e rivestendo come mi pare piace. Certo. Ok, ragazzi, Se vuoi la possiamo fare sì, adesso la e pausa poi e magari dopo, sì. perché dopo voglio parlarvi un attimino del metodo Stanislavski, che è alla base del, del um,
anche del metodo Strasberg, che è comunque quello che è più conosciuto cinematografico, e vi accennerò anche al metodo Meisner, che comunque si usa molto in America, che molti attori utilizzano, ma veramente per comprendere come si lavora su se stessi e sul personaggio. Quindi una breve veramente panoramica sul metodo Stanislavski, su Strasberg. altre cosette così. Anche perché me l'ha chiesto lui, quindi non posso. Mi ha dato dei soldi sotto banco per parlare del metodo Stanislavski, quindi. Bentornati anche per chi è in diretta streaming. Riprendiamo il discorso per quanto riguardava eravamo rimasti al metodo Stanislavski, riprendiamo di lì. Sì, in realtà riprendiamo con un giochetto, con un giochino. Proviamo a fare. Ho dato 5 minuti a lui, ci proverà anche Gigia, che è la nostra ormai affezionata ascoltatrice. E niente, proviamo a fare un provino su parte. Proviamo a fare un provino. Ovviamente non ho avuto il modo di imparare a memoria le battute, che non c'era il tempo, ma gli ho consigliato di memorizzarle, scusate, di farsi mentalmente una scaletta, un canovaccio di quello che accade, di quello che sono gli accadimenti. E di in qualche modo ricordare le cose che più l'hanno suggestionato, alcune parole, alcuni elementi del testo, ma non soffermarsi troppo sul testo, ma sulle emozioni che ci sono dietro le battute. Quindi, se vuoi, puoi venire, lo facciamo venire qui a centrale? Così, vuoi stare in piedi o seduto? In piedi. A me serve il microfono per leggere. Vuoi che gli do il mio microfono a lui? Io do un Posso attimo. usare questo? Un attimo qui, facciamo una cosa al volo, pit stop della Ferrari. Ok, questo tienilo in tasca. Fatto. Io posso giocare sui vari cambiamenti muovendomi. Assolutamente. Cerca di muoverti poco per un discorso Sì. anche perché se vai al provino, di solito c'è una X su cui devi stare per muoverti poco. Sì, è giusto. Sai, si dice che in giro non lo resterai a lungo. Eh sì, si dice bene. Mi sposerò, infatti. Ma sei impazzito? Lo so, sembra folle, ma lo farò. È da folli, ma no. Proviamo a vedere un attimo una cosa, giusto per giocare un attimo. Prova a parlare con me un attimo, dimmi cosa hai fatto stamattina. Com'è? Sì. Dimmi cosa hai fatto stamattina, Allora, in 3 stamattina secondi. mi sono svegliato, sono andato al negozio e poi subito sono venuto qui. Ah, fate caso a come, ora che sta parlando con me di quello che ha fatto, ci ha aggiunto un'espressione del viso, la parola era molto più, parlava in maniera molto più leggera, in maniera molto più spedita, e quando invece ha cercato di fare il personaggio, gli ha dato questa profondità, questo aspetto cupo, ha cercato di appesantire le parole e quindi tutto è diventato un po' più finto, meno vero. Prova a ricordarti come stai parlando con me in questo momento qui, no? Ancora, dimmi cosa hai fatto stamattina qui. Stamattina mi sono svegliato, sono andato al negozio e poi sono venuto qui. Perfetto, vedi come è semplice e naturale quello che mi hai detto. Prova adesso a mantenere questo registro anche su quello che stai dicendo per il personaggio. Ripetiamo dall'inizio. Sai, si dice che in giro, che non lo resterai a lungo. Eh sì, credo che abbiano proprio ragione. Ma sei impazzito? Lo so, sembra folle, ma in fondo ho deciso, mi sposerò. E allora perché diavolo lo fai? Lo so, sembra assurdo, ma sono veramente convinto a quello che dico. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Già. Ora, visto come il movimento era finito, Sì. perché era, adesso faccio questo, non era il gesto collegato alla parola, cioè tu ti sei alzato, hai messo le mani sulla spalla e ti sei riseduto, come se fosse veramente scritto, ti devi alzare, devi mettere le mani sulle spalle e poi ti sei seduto, cioè non sentivo la tua volontà di farlo, lo facevi perché era scritto o perché
dovevi farlo, ma non partiva da te, non c'era un pensiero dietro, ok? Proviamo con lei al volo anche questo piccolo giochetto, il microfono, altro pit stop da Ferrari. Io sono bravo pure come fonico. Tutto. Ok, c'è una tasca? Sì, le jeans. Sai, si dice che giro che non lo resterai a lungo. È proprio così. Ma sei impazzita? No, è solo che ho deciso di farlo. E allora perché diavolo lo fai? Non lo so, però ho deciso. Vedete come lei è molto naturale, molto spontaneo, cioè è molto semplice. Cioè non sta cercando di appesantire le cose per farsi notare, è molto semplice. A me piace, cioè a me come regista mi piace questa sua interpretazione, perché è molto naturale. Cioè non sta enfatizzando, non sta appesantendo quello che sta dicendo. Fateci dare, continuiamo un altro pochettino, poi riprendiamo. E chi sarebbe la fortunata? Una ragazza bruna, un po' grassottella. Siamo usciti 2 o 3 mesi insieme. Mi piace. Avrà una rendita, spero. No, nemmeno. Una famiglia media, normale. Niente di particolare. Sei felice che diventi tua moglie? Sì. Ne sono innamorato. Sai, penso che poi alla fine nei matrimoni, su 10 mariti, 8 sono cornuti. Ed è bene che siano così, perché forse se lo meritano. Ok, va bene così. A me è piaciuta molto. Io, se fossi stato in casa di te, ecco, l'avrei segnalato al regista. Perché era molto spontanea. Non ho il microfono. Se lo merita. Perché era molto spontanea. Era credibile soprattutto. Cioè qua, il famoso ci credo o non ci credo, io ci credevo in quello che stava dicendo. Cioè sembrava che realmente quello che stava dicendo fosse partorito dalla sua testa, dalla sua mente. Perché qual è il problema per un attore? Perché quando noi viviamo siamo tutti quanti bravi, perché ovviamente la nostra vita siamo bravissimi a fare noi stessi. Il problema quando facciamo invece un personaggio è che a noi viene dato un pezzo di carta e delle battute, e quindi non partono dalla mente e vanno, diciamo, in qualche modo vengono vissute, metabolizzate, vengono fuori dalla bocca. No, è direttamente, molte volte non sappiamo manco quello che stiamo dicendo, ok? E quindi se riuscissimo in qualche modo a far nostre le battute, a renderle vissute le battute, a metterci dei pensieri dietro, che è quello che facciamo nella vita, a non buttare fuori le parole perché sono scritte e quindi a raffica, ma a pensarle le parole, anche a sbagliare, anche a sporcarle, perché no? Come facciamo nella vita quando non ci viene una parola, per esempio, facciamo delle pause, usiamo tipo il cioè, allora, perché cerchiamo la parola migliore da utilizzare, ok? E quindi questo dà credibilità alla performance, non solo questo ma anche altre cose. Parliamo un attimo, qualche domanda ragazzi. Ovviamente ci mancherebbe altro, non è facile quello che avete fatto, perché avete avuto 3 secondi per prepararvi, non ve l'avevo neanche detto, quindi non neanche avvisati, buttati davanti a una macchina, una videocamera, in streaming, diretta mondiale, perché comunque lo streaming è un po'. È certo, però comunque eravate molto credibili. Vabbè, più uno ci si sporca le mani facendo... Assolutamente. Infatti ho voluto provare perché non ho mai fatto quello che ci abbiamo richieste, possiamo dare i vostri numeri. Assolutamente. Diciamo che a me questa cosa da vestire piace, se poi uno vuole... Assolutamente. A disposizione. Tanto sei a Trani, loro sono di Trani, quindi... Di Barletta. Ah, di Barletta, ok, tanto è vicino. Sì. Allora, parliamo un attimo del metodo Stanislavski, che... è alla base più che altro dell'attore teatrale, se vogliamo dire, perché poi l'evoluzione del metodo Stanislavski è stata a cura di Lee Strasberg, che ha fondato l'Actor Studio, che tutti quanti conosciamo, in quanto scuola che ha formato decine di attori, anche premi Oscar. Ma come parte, come nasce il metodo Stanislavski? Intanto Stanislavski, no, non perdiamo troppo tempo sulle note personali, però Stanislavski... e parliamo di un russo, no? di un russo data 1000, dove sta? Cioè, me l'ero segnato,
Comunque, secolo scorso, 1863, ok, nasce nel 1863. Stanislavski era, diciamo, ossessionato dalla ricerca della verità. Parliamo di verità scenica. In quel periodo là bisogna immaginare che il teatro era praticamente, esisteva, veniva c'era prima di Stanislavski, avevamo avuto comunque la commedia dell'arte, esisteva un manuale che si chiamava Alemanno Morelli, che era il manuale delle pose sceniche, immaginate, gli stampini, cioè gli attori per esprimere un'emozione si rifacevano comunque a delle foto, immaginate proprio, c'era questo prontuario con le foto con scritto, che ne so, la disperazione si fa con la mano in fronte, che ne so, con gli occhi stretti, e quindi c'erano tutti questi stampini proprio, no? Di pose sceniche, quindi immaginate quanta verità ci potesse essere allora nella rappresentazione teatrale. Stanislavski invece era ossessionato dalla ricerca della verità. Un giorno andò a teatro, si trovò a teatro a vedere, neanche a farla apposta, un attore italiano, Vittorio Salvini. Questo Vittorio Salvini, che metteva in scena l'Otello, lo colpì molto perché in diverse repliche era sempre, lo vedeva sempre molto naturale, lo vedeva sempre mai uguale a se stesso, perché con gli stampini, ovvio che se faccio 10 repliche con lo stampino, con il prontuario delle pose sceniche, io rimango sempre uguale. Ogni volta che faccio lo spettacolo sono sempre uguale a me stesso. Questo attore invece era, ogni volta che faceva lo spettacolo, sempre diverso dalla sera prima, dalla replica precedente. Questo colpì molto Stanislavski e gli viene di qui dall'ossessione del metodo. Ovviamente vi risparmio tutti quanti i dettagli, ma cominciò a lavorare con la compagnia del teatro di Mosca e cominciò a lavorare su quello che poi si sviluppò e si chiamò psicotecnica. La psicotecnica in cosa consiste? Consiste nel dare emozioni al personaggio partendo da cosa? Partendo da una materia prima che è nostra e quindi partendo da quella che viene chiamata memoria emotiva. Facciamo un esempio. Io devo fare in modo che il mio personaggio, o meglio, il mio personaggio è scritto in modo tale che sia una persona, che ne so, a cui è morta la mamma e che quindi sta male. Che è sempre brutto che ho fatto. Facciamo un altro esempio. Una persona, per esempio, a cui muore il cane, ok? Come faccio a interpretare quel personaggio lì? Attingendo a quella che è la mia esperienza personale, a quella che è la mia memoria emotiva, i miei ricordi. E quindi cosa devo fare io, attore? Devo in qualche modo crearmi un archivio nel quale metto nei vari cassetti, nei vari cellette, metto le mie varie emozioni, in modo che ogni volta che un personaggio serva un'emozione, io vado in qualche modo a prenderla dal mio vissuto e a prestarla al mio personaggio. Questa è la memoria emotiva. Ovviamente non è facile, ci vuole anche un minimo di tecnica, di lavoro, eccetera, non un minimo, tanto. Per quale motivo faccio questa cosa qua? Perché altrimenti immaginate una persona che deve interpretare, che sono una mamma a cui muore un figlio. La prima cosa che si fa naturale, se io ti dico adesso in questo momento qua, fammi una persona a cui, che ne so, è morto un figlio, la prima cosa che fa lei è mettersi a piangere disperata, perché mi sta mettendo in scena quello che è un cliché. Chiaro, il cliché della mamma a cui muore un figlio, ovviamente disperata, piange. Ma quante volte ci invece nella vita, c'è la batteria? Quante volte invece capita nella vita di avere che ci accade qualcosa di brutto, anche un lutto, e di non reagire mettendoci a piangere, a disperati, ma magari ci chiudiamo noi stessi e... Il microfono è pronto? Sì. Altro pit stop. E magari ci chiudiamo noi stessi e non piangiamo, non riusciamo a versare una lacrima. E quindi per quale motivo poi quando ci dicono il protagonista subisce un lutto lo facciamo piangendo disperati? Con questo cosa voglio dirvi? Che il metodo Stanislavski consiste proprio nell'evitare i cliché, nell'evitare gli stereotipi, nel partire sempre e comunque da noi stessi. In che modo? Stanislavski si rifaceva molto a quello che lui chiamò il sé magico. Cioè ogni volta che dobbiamo entrare in una situazione ci chiediamo: come reagirei io se mi capitasse questa cosa? Quindi partendo dal sé magico, questo sé ci porta a riuscire a immedesimarci in un personaggio, ovviamente con il lavoro, con la tecnica. La memoria emotiva mi permette di non fare un ruolo in maniera superficiale,
cioè esteriore, solamente esteriore, ma in qualche modo interiorizzarla, cioè fare in modo che le emozioni partano da dentro e vadano verso l'esterno, che sono quelle che veramente colpiscono lo spettatore e lo emozionano. E non una persona che mi fa completamente di tecnica, quindi in maniera esteriore, in maniera superficiale, un'emozione. Questo è in poche parole quello che voleva, che ossessionò Stanislavski e che costituisce il metodo, la ricerca della verità, anche con quello che lui chiamava il santo inganno. È ovvio che vi capiterà un personaggio a cui è successa una cosa che a voi non è successa. E come faccio in quel caso? Facciamo l'esempio che dobbiamo fare un personaggio a cui è morta la mamma. A me non è morta la mamma, e quindi come devo fare? Posso, per esempio, prendere l'emozione più simile a quella che devo interpretare. Per esempio, mi è morto il cane, ho subito che so, mi è morto il cane tempo prima, ovviamente un cane di cui mi importava, perché se non mi fregava niente, non funziona. Quindi un cane per cui ho molto sofferto, posso, sembra quasi blasfemo, ma posso prestare, cioè posso adattare questa mia esperienza negativa e farla diventare il lutto non del cane ma della mamma. Perché si chiama santo inganno? Perché in realtà è un inganno nei confronti dello spettatore, ma vi assicuro che nessuno si alzerà dalla platea per dirvi: ma quello è il tuo cane, non è tua madre. Non se ne accorge nessuno di questa cosa qua. Ma siccome è molto simile come emozione, funziona. Lui lo chiamava appunto santo inganno. Ok? Strasberg invece, veramente due parole, lì Strasberg invece, partendo da Stanislavski, partendo dal metodo Stanislavski, essendo lui anche allievo del metodo Stanislavski, fece un'evoluzione del metodo. Le sue lezioni non erano tanto di tecnica, quanto lunghe chiacchierate, cioè l'actor studio era un posto in cui si andava e si chiacchierava lungamente. Ci si rifaceva molto alla psicanalisi, a Freud, quindi a tutte le tecniche psicanalitiche, al subconscio, c'era sempre molto questa parola che ritornava, subconscio, immedesimazione, ma comunque sempre partendo da quello che è il metodo Stanislavski, cioè la memoria emotiva, la psicotecnica, partire dalle nostre emozioni. Ecco perché capiamo quello che dicevo prima, che più abbiamo vissuto, che più abbiamo in qualche modo sofferto, abbiamo avuto esperienze, e più possiamo emozionare. Perché una persona che non ha molte emozioni, che non ha una memoria emotiva molto ricca, è ovvio che ha difficoltà a prestare al personaggio delle cose, delle emozioni. Ok? Stanislavski diceva una cosa molto bella che a me ha colpito parecchio, che diceva che secondo lui, per poter far vivere un personaggio, dare vita a un personaggio, credibilità a un personaggio, l'attore doveva essere in tre condizioni: o quella uguale a un bambino che gioca, perché quando un bambino gioca crede in quello che fa. Avete fatto mai caso ai bambini che giocano a fare gli astronauti e veramente sono astronauti, ci credono in quello che fanno, non stanno fingendo, diventano veramente quello che dicono di essere. L'artista nel momento della creazione, perché è illuminato, perché è esaltato, è ispirato e quindi si lascia andare, oppure l'innamorato, perché l'innamorato, un po' come il bambino, quando siamo innamorati, possiamo anche, io dico sempre, camminare a mani nude sui muri tipo Spider-Man, riusciamo a farlo. Facciamo le vocine, diventiamo scemi, diventiamo. No, vi capita anche a voi o no? Chi più chi meno, insomma, quando siamo veramente innamorati, crediamo fortemente in quel sentimento lì e ci trasformiamo anche in qualche modo, no? Facciamo magari cose che non avremmo mai fatto quando siamo innamorati. Mi piace molto questa cosa qua. Per quanto riguarda invece il metodo, in questo momento qua, uno dei metodi più utilizzati in America è quello Meisner. Il metodo Meisner invece un po' differisce rispetto al metodo Stanislavski e Strasberg. Meisner praticamente vide che uno degli ostacoli dell'attore nei momenti in cui deve dare credibilità al personaggio sono due gli ostacoli. Uno è il fatto che l'attore tende a non ascoltare, ok? E il secondo, che è collegato al primo, è il fatto che l'attore tende molto a centrarsi su se stesso, no? Tende molto a centrare la propria attenzione su se stesso. Allora, il metodo Meisner consiste proprio nello spostare l'attenzione non su se stessi, ma sul partner, sull'altro. Infatti c'è il metodo Meisner che è fondato sulla ripetizione. Cioè, lui mi dice una battuta e io devo ripetere la battuta che mi ha detto lui,
in un modo diverso. Quindi io devo sono costretto in qualche modo, il metodo Meisner mi costringe all'ascolto, perché il metodo Meisner dice: se io ascolto lui, cioè se io ascolto il mio partner, quindi non ascolto me stesso, sono molto più concentrato, divento molto più naturale, viene fuori l'istinto, ascoltando un'altra persona. Fateci caso, prima ne parlavamo con Nicola, si chiama Nicola, vero? Sì, sì. Nicola, sul fatto che molte volte gli attori, lui diceva dal punto di vista più tecnico, molte volte in scena, specialmente in teatro, si aspetta, ovviamente parliamo di non di professionisti, ma più di teatro amatoriale, si aspetta che l'attore, che il mio partner, dica quella parola e che diventa il mio attacco, no? Io dico sempre, tocca a me, tocca a te. Cioè lui deve dire la parola morte e poi tocca a me. E quindi io, attore, non mi concentro su quello che sta dicendo, ma sono concentrato, focalizzato, prima di tutto su quello che devo dire io. Cioè sto pensando alla mia battuta, alla memoria, a come devo dirla, eccetera, eccetera. E poi sto aspettando che lui mi dia solamente l'imbeccata, che lui mi dica morte. Appena mi dice morte, scateno l'inferno, parte il mio monologo. Ma non lo sto ascoltando veramente. E quindi anche la mia espressione non sta reagendo a quello che lui sta dicendo. Mentre nella vita, se io vado per strada e dico a una persona, che so, gli faccio le corna, questa persona qua reagisce in qualche modo, il suo viso cambia, mi mena pure magari. Cioè se io parlo con lui, lui reagisce a quello che io sto dicendo, perché mi sta ascoltando, il suo viso si modifica in base a quello che sto dicendo. Se invece lui sa già quello che devo dire, sta pensando a se stesso, il suo viso non reagisce a quello che io sto dicendo, non so se è chiaro. E quindi costringendolo in qualche modo all'ascolto, lui automaticamente diventa vero, diventa spontaneo, gli viene fuori l'istinto. Quindi questo è il metodo Meisner in poche parole. Ovviamente ci sarebbe da dire miliardi di cose su tutto. Una domanda. La prima domanda di Domenico, vai. In questo metodo, no? Nel momento in cui uno ha un monologo, cosa diventa per lui spunto per ascoltare e concentrarsi su qualcosa al di fuori di sé? Perché mettiamo un monologo di 40 minuti dove l'attore, in questo caso in teatro... Uno a caso, il Faust della compagnia Teatro Sospeso. Cioè, lui che punti di riferimento... Perché io ho usato altri percorsi miei, però in questo metodo come funziona non avendo il partner? Allora, intanto è un metodo molto cinematografico, e nel cinema voi sapete che il monologo è qualcosa di un attimino più raro. C'è a volte col narratore, con la voce narrante, ma è più raro in un film trovare un monologo puro, no? C'è magari più che altro un attimo in cui il personaggio ha una battuta più lunga, o c'è più che altro, ripeto, il narratore che racconta, e quindi in quel caso possiamo parlare di monologo, ma è un po' più raro nel cinema che capiti il monologo, proprio il monologo puro. Ok, come nel teatro. In quel caso ti consiglierei più che altro di affidarti a Stanislavski, che parla di cerchio di concentrazione. Non so se hai studiato il metodo Stanislavski, parla di cerchio di concentrazione interno ed esterno. E quindi, per esempio, affidarti, che ne so, a un oggetto esterno che in qualche modo ti aiuti a trovare la concentrazione e a uscire da te stesso, di non focalizzarti troppo su te stesso, di non guardarti allo specchio, che gli specchi per gli attori sono un po' come per i vampiri. Sì, sì. In realtà per i vampiri ho fatto sempre sbagliato, ma comunque lo specchio per un attore è dannoso, è molto dannoso, perché l'attore quando ha uno specchio davanti tende a non pensare più alla forma ma all'estetica, quindi a come dico la battuta e non a quello che sto dicendo, all'emozione, al pensiero, ma più a come lo sto dicendo, alla mia faccia, se è bella o brutta mentre lo sto dicendo. Invece parlavamo prima di Charlize Theron, che è una bellissima ragazza, ma se n'è fregata di quando ha fatto Monster, è diventata più brutta. Quindi fregatevene del fatto se magari fate una cosa, non siete bellissimi. Chi se ne frega? Dovete essere funzionali, dovete essere, prestare anche la vostra espressione più brutta a un personaggio. Fa niente. Quindi più o meno ho fatto una carrellata pessima, molto veloce, mi dispiace non andare a sviscerare un po' di più i vari metodi, però purtroppo dobbiamo solamente accennarli, però approfondite voi questi metodi personalmente, cioè andate voi a cercarvi un po' di notizie, ci sono anche dei corsi che si fanno, a Bari pochi sul metodo Meisner, mi sa che a Roma c'è qualcosa, però comunque documentatevi. Vorrei prendere spunto da una domanda che ha fatto lui ieri, ti ricordi? Sì, sì. Rifalla la domanda, dai, così. Sì, sì.
il microfono, che è una domanda molto importante che mi serve per far capire un concetto. Sì, ecco, la domanda che è stata posta ieri, no? E che andava un po' nel bollettino riserva sì. R, è come riesce un attore che allo stesso tempo lavora come regista, come appunto questo personaggio può, e persona può in un certo senso mantenere un certo tipo di transfert tra la sceneggiatura, il ruolo di regista, attore e poi l'ensemble che si viene a creare sul set. Ecco. Come allora, riesce a giudicare, diciamo, se stesso? Tipo okay. Lui si riprende. Allora, io prendo spunto da questa tua domanda perché voglio trattare un argomento molto importante, che è il rapporto fra regista e attore. Parliamo di cinema adesso, lasciamo da parte il teatro. Sì, regista. E tratterò anche risponderò anche alla tua domanda. Allora, domanda base, io mi sono sempre chiesto, ma se ad esempio, che ne so, Robert De Niro o Meryl Streep sono così bravi, hanno bisogno di un regista che gli dica come fare come dire le battute, come interpretare il personaggio. Cioè, mi viene in mente Maradona, no? Maradona aveva bisogno di qualcuno che gli dicesse fai questo e quest'altro. Prendeva il pallone e in qualche modo faceva tutto quanto da solo, come contro l'Inghilterra, no? E andava in porta col pallone. Perché un attore non può fare una cosa del genere? Perché l'attore non può non aver bisogno di un regista, se è così bravo? E questo è un aspetto molto importante del lavoro dell'attore in funzione del regista. E si rifà al discorso dello specchio, in qualche modo. Perché ha bisogno del regista l'attore? Perché se io, attore, non ho una persona di cui fidarmi, di cui mi fido ciecamente, che mi possa dire se sto facendo bene o male, sono costretto a provvedere da solo a questa funzione. E quindi se io sto là a guardarmi in qualche modo, a esaminarmi, che cosa perdo? Perdo l'interpretazione. Cioè io non sto pensando, non mi sto buttando a capofitto e perdendo in quello che sto dicendo, nelle emozioni, ma una parte della mia mente, una piccola o grande parte della mia mente, è concentrata a valutarmi, a capire se lo sto facendo bene o male. Se io invece ho un regista, ovviamente di cui mi fido, ecco perché è importante il rapporto attore-regista, se ho un regista che so che è bravo, che mi capisce, che mi sa guidare, io posso lasciarmi andare completamente. Cioè io posso dedicare il 100% di me stesso sulla performance, sulla mia emozione, mi posso buttare completamente sulla mia prova di attore e non sto a guardare se faccio bene, faccio male. Infatti io mi arrabbio quando un attore, ovviamente capita a piccoli livelli, quando un attore magari mi dice no, ho fatto schifo, io mi arrabbio perché dico ma fallo dire a me, perché vi assicuro che non sempre siamo così bravi a capire se abbiamo fatto bene o male, perché siamo troppo condizionati, siamo troppo parte in causa. Invece può essere, ed è capitato a me molte volte, che l'attore mi dicesse ho fatto schifo e che per me invece era fantastica. Perché non siete in grado di capire dall'esterno, cioè da voi stessi, se avete fatto bene o male. Cioè non è facile capirla questa cosa qui, perché subentrano un sacco di componenti. L'autostima, che ne so, il fatto che siete molto critici con voi stessi, una serie di componenti che non vi permettono forse di essere obiettivi. È chiaro? Poi capita che l'attore è così bravo che capisce quando fa bene e quando fa male. Ma comunque avere regista mi evita, a me attore, mi evita di guardarmi allo specchio, di esaminarmi, di guardarmi dall'esterno, perché mi lascio andare, ho lui che ci pensa, sono tranquillo, mi affido completamente a lui, io faccio il mio ruolo e lui mi guarda e mi dice se faccio bene o faccio male, so se è chiaro. Infatti quando l'attore si rende conto che il regista non è bravo, che il regista non lo sa guidare, l'attore comincia a far da solo, perché mi rendo conto che ne sa meno di me. Questo anche nel teatro succede. Se io mi rendo conto come attore che ne sa meno di me il regista, all'inizio l'ascolto, poi siccome mi rendo conto che non ne capisce niente, che non sono mai d'accordo con lui, non c'è feedback, non c'è intesa tra di noi, io comincio a fare per i fatti miei, comincio a guardarmi dall'esterno e in qualche modo ci perdo, vi assicuro, qualche cosa la perdo. Altrimenti, ripeto, Meryl Streep perché ha bisogno di un regista? È così brava, fantastica, Meryl Streep si dirige da sola, dice al regista, no scusami, non ti preoccupare che ci penso io. Invece no,
perché lei sa, da persona intelligente, che se si autodirige perde qualcosa. E veniamo alla tua risposta, anche se in parte ho già risposto. Non è facile fare i registi e gli attori. A me è capitato, io ho cominciato come attore, nel momento in cui io mi sono trovato di fronte alla scelta, faccio il regista o faccio l'attore, io ho detto non faccio entrambi, perché ho capito, magari il mio limite, io ho capito che qualcosa l'avrei persa. Ho preferito fare una cosa anziché un'altra, perché se fai entrambe le cose, specialmente all'inizio, secondo me qualcosa la perdi. Perché fare il regista o fare l'attore è una cosa molto difficile. Se io mi concentro sul fare entrambi, cosa studio per fare l'attore o per fare il regista? Quale delle due studio? Invece, parliamo di Rubini, per esempio, parliamo di Mel Gibson, o parliamo di Castellitto, in quel caso è molto diverso, perché il diventare regista è un qualcosa che nasce dopo un percorso molto ricco, molto ampio, quasi come uno sbocco naturale. Castellitto disse al Petruzzelli durante una sua conferenza, disse... a un certo punto ho deciso proprio, mi piaceva molto di più fare regista che fare l'attore. Ho capito che era uno sbocco naturale per me passare alla regia. Non l'ha fatto perché voleva fare il figo, io faccio il regista. L'ha fatto perché gli sembrava naturale, dopo tanta esperienza come attore, cimentarsi con la macchina presa, raccontare delle storie. Chiaro, ma è diverso. E comunque in quel caso il regista deve avere qualcuno di cui fidarsi, che nel momento in cui lui sta recitando gli possa comunque dare uno sguardo esterno, un aiuto regista magari o un suo assistente, ma qualcuno che quando Castellitto recita, io non lo so se lo fa Castellitto, ma credo di sì, ma che quando Castellitto recita ha comunque qualcuno che possa aiutarlo a capire se fa bene o fa male, perché altrimenti l'attore ci perde in qualche modo. Quindi spero di aver risposto alla tua domanda. Sì. Avete domande, ragazzi? Ho parlato di un po' di cose. Tu sei troppo silenzioso oggi, che è successo? No, sei stanco? Ah, quindi anche se non sono un distributore, comunque ti posso già dire che siamo messi male. Quanto abbiamo di tempo ancora? Abbiamo 3/4 d'ora. Ok, quindi abbiamo parecchio tempo. Sì. Di cosa possiamo parlare? Fatemi qualche domanda, perché ho bisogno di un attimino di... A proposito del metodo Messner, la domanda Messner. Di Domenico era in caso... Ah, per Domenico? No. No, la domanda che Domenico ha posto... Ah, ho capito, domanda per Domenico. Era a proposito del monologo. Sì. Cioè, c'è un altro metodo nel caso del monologo o non si può proprio... No. Io dicevo, il metodo Messner è un metodo molto cinematografico, cioè un metodo che nasce... che forma attori cinematografici, il che non vuol dire che non funziona anche nel teatro, però io consiglio sempre di conoscere tutti quanti i metodi o più metodi possibili, in modo che comunque bene o male vi fate il vostro, vi personalizzate il metodo, cioè usate alcune cose di un metodo, altre cose di un altro, cioè conoscere il più possibile, studiare quello che dovrebbe fare un attore, ma chiunque faccia questo mestiere, in modo che possa usare, a seconda di quello che devo fare, un metodo anziché un altro. Questo è il discorso. Ci sono tanti metodi, insomma. Ci sono parecchi metodi che non ho citato anche, non sono tantissimi, ma comunque ci sono diversi metodi. Lui, per esempio, mi parlava, lui ha fatto il metodo Orazio Costa, che è un metodo improntato più sulla mimesi, sul corpo, no? Giusto? Io conosco un pochino il metodo Costa. Ah, sì, ho lavorato anch'io, non 3-4 anni. Qualcosina l'ho fatta e si lavora molto sulla natura, sugli animali, sull'immedesimazione, la mimesi. Sì, proprio più sulla natura però che sì. Sulla psiche, tant'è che poi questa è una cosa che chi fa un metodo o l'altro, o Stanislavski Strasberg o Orazio Costa vanno sempre in contrasto, certo. Perché chi fa Orazio Costa dice ma perché mi devo dannare l'anima? E, per esempio, un'altra osservazione è proprio quella: normalmente chi ha fatto il metodo Orazio Costa dice ma perché mi devo immedesimare in una mia, la reviviscenza, cioè il fatto di prendere dalla mia memoria emotiva, e in alcuni momenti potrei non avere il controllo di quello che sto risvegliando. Invece io andando a lavorare, che so, sul tipo di fuoco che sto immaginando, ovviamente asciugandolo col corpo, non è che devo fare il fuoco così, quello certo. Ci giochi all'inizio. E diventa un gioco, no? Uh-huh.
Io per esempio ho preso da entrambi i metodi, cioè a me piace fare un po' il lavoro psicologico giusto. E un po' il lavoro della natura, mi sembra una cosa un po' più completa. Certo. Cioè, quindi conoscere tutti quanti i metodi, più metodi possibili, in modo da in qualche modo personalizzare quello che è il percorso proprio, il percorso personale. Io vorrei fare un'altra domanda invece, magari basandomi sulle due diverse, diciamo, interpretazioni del testo che ho fatto io e Gigia. Nel teatro io ho sentito sempre parlare Chitti nei laboratori che è cambiato il metodo di recitazione. Parliamo di teatro o di cinema? No, per arrivare al cinema. Cioè, per esempio, se un ragazzo o una ragazza è improntato al metodo impostato con la voce, tipo Gassman, Carmelo Bene, ovviamente il cliché, diciamo, dello spettatore è un po', si tende un po' ad esaurirsi. Invece nel cinema c'è sempre questa esigenza oppure no? Cosa intendi per il cliché tende ad esaurirsi? Cioè per il metodo che l'attore adotta, diciamo, sia nel teatro e poi l'attore che si voglia anche cimentare nel cinema. Cioè, se ha qualcosa da... Gassman l'ha fatto bene anche nel cinema. Sì, dico, in quel caso deve smussarsi nel periodo in cui siamo chiamati a vivere o magari esercitare questa professione, oppure no? Cosa intendi per smussarsi? Devi essere più preciso. Cioè, se uno è troppo costruito nel cinema, deve togliere il superfluo come Michelangelo, oppure... Diciamo che quando capita un provino, un attore di teatro, si è un pochino prevenuti di solito, perché l'attore teatrale tende un pochino a enfatizzare, no? A marcare un po', a sottolineare di più quello che dice, in qualche modo ad aggiungere degli elementi. E quindi nel cinema, dove deve esserci la semplicità, la naturalezza, la spontaneità, si tende a togliere rispetto al teatro il più possibile, per poi magari aggiungere diversamente, ma comunque di azzerare in qualche modo, di togliere tutto quello che non serve. Che in teatro spesso e volentieri l'attore tende ad aggiungere, anche per un discorso proprio di rapporto con la voce, rapporto con la parola. Dicevo l'altra volta, nel teatro per esempio ci abituiamo al fatto che la voce devo portarla fino all'ultima fila, quindi recitare, e quindi già il fatto di dover far arrivare la voce, portare la voce, mi fa tendere in qualche modo a enfatizzare quello che sto dicendo. Nel cinema invece ci sono i microfoni, che so, i radiomicrofoni o i direzionali, che sono molto potenti e posso anche sussurrare una battuta, cosa che nel teatro bene o male non la posso fare, no? Perché nel teatro è vero che ci sono comunque c'è tutta una struttura di microfoni nel teatro, ma sussurrare è un qualcosa che nel teatro viene difficile, o comunque non siamo abituati ogni giorno a farlo nel teatro. Nel cinema invece posso farlo, perché ci sono i microfoni puntati su di me, radiomicrofono eccetera eccetera, e posso usare la voce in modo diverso. Però si tende comunque a togliere nel teatro, nel cinema, rispetto al teatro. Quindi tu consigli... Però il bravo attore teatrale lo sa e lo fa da solo. Quindi tu consigli a un ragazzo che ha appena finito le scuole, pensiamo chi prenderà il diploma quest'anno, sì, e quindi si voglia cimentare... Ma a caso tu, no? No, io ho 23 anni. Ah, ok. Quindi ho tanto da imparare. Pensavo che sei te stesso. Oppure verso chi si voglia cimentare verso la professione cinematografica, consigli più scuole già di stampo cinematografico o teatrale? Bella domanda. Io consiglio più i laboratori che le scuole di tipo 3 anni, 4 anni, 5 anni. Dipende dalle scuole, diciamo che c'è una vasta scelta per quanto riguarda le scuole. Sicuramente quelle più conosciute le sapete, no? Sì, Centro Sperimentale, Silvio D'Amico, che è molto teatrale, più teatrale, lo Sperimentale, che è più cinematografico. Intanto questi sono i fari, sono poi i fari, c'è il Teatro Piccolo di punti di riferimento, il Piccolo, Paolo Grasso, il Galante Garrone, eccetera eccetera. Io vi consiglio di trovare la vostra strada, di studiare e poi entrare nel mondo del lavoro in qualche modo, di cominciare a lavorare.
Nelle scuole, nelle accademie, spesso e volentieri tendono un pochino a creare stampini, a far essere un po' tutti quanti uguali, però in quelle che ho conosciuto io, insomma. Però purtroppo se non hai, come dicevi prima, riferimento al montaggio, cioè uno deve conoscere, poi può togliere, però deve conoscere. In che senso? Conoscere la tecnica? Sì, Eh nel senso che certo, bene o male devi sapere come si fa, che cos'è. Poi sì. Certo. dici, vabbè, non mi piace, non lo faccio. E quindi la scelta della scuola è molto complicata, ci sono tante scuole. Non è una scelta sbagliata fare una scuola cinematografica, prettamente cinematografica, però lasci fuori comunque un aspetto del tuo lavoro, che è quello di eventualmente poter lavorare in teatro, che è comunque cioè è come se fossi limitato come attore in qualche modo. E quindi è difficile la scelta della scuola. Sicuramente ti consiglio magari di informarti online, di ascoltare persone che l'hanno frequentata, di capire se magari è un'ottima scuola, ma non fa per te, perché tu più che un'accademia devi fare un laboratorio, quindi non lo so, difficile come scelta. Ci sono comunque scuole molto importanti, scuole molto serie in giro per l'Italia, molte a Roma, molte a Roma. Ok, cos'altro? Parliamo un attimo del doppiaggio. Voglio parlarvi del doppiaggio, anche che è un aspetto che mi piace molto Anche se ho sottolineare. sentito che questa mattina, sicuramente se avessi fatto un intervento con Alberto Azzinsala, minimo ti avrebbe sposato. Cioè, perché tu hai detto che odi il doppiaggio Sì, io e odio il doppiaggio. Albertazzi allo stesso tempo odia il doppiaggio. Ma io voglio spiegarvi Anche perché. se io i film che ho guardato li vedo sia in lingua originale sia in lingua italiana, doppiata. E quindi il doppiatore, diciamo, è un po'. Era la vecchia professione di chi codificava diciamo, i messaggi in codice Certo. americani o tedeschi e quindi lavorava per lo Stato e quindi per l'esercito. Però voglio dire, ci sono purtroppo poche sale cinematografiche che permettono questo. Hai ragione. Purtroppo è un cittadino Però quando non. possiamo cerchiamo di guardare film in lingua originale, ma specialmente se vogliono fare gli attori. Cioè un attore non può guardare un film doppiato, cioè si deve rifiutare di guardare un film doppiato, perché se voglio apprezzare la prova dell'attore, lo devo guardare in lingua originale, è inutile. Cioè, ma come faccio a dire che De Niro è stato bravo in quel film se non ascolto con la sua voce? Ma non è possibile. Io non lo Cioè, capisco. ovviamente la mia è un'opinione, quindi può Non è essere, magari così. può essere anche, ne possiamo parlare, però io immagino sempre questa cosa qua. Cioè immagino sempre un attore, ovviamente parliamo di presa diretta, un attore che faccia una scena e che sta sul set, che sta vivendo quella scena lì, che si sta muovendo su un set cinematografico, ha un partner davanti, rispetto a una persona bravissima, perché sottolineiamo, i doppiatori italiani sono fantastici, sono bravissimi, hanno voci fantastiche, sono grandi professionisti, sono bravissimi, non discuto questo, ma come fa a rendere una persona che sta in una cabina con un leggio davanti e una cuffietta, rispetto a una persona che sta vivendo quella situazione, come fa? Interamente di tecnica, cioè solamente con la tecnica. Cioè, per intenderci, mentre un attore sul set piange davvero, cioè se riesce a medesimarsi, riesce anche a piangere, però la lingua originale è un'altra cosa. Io vi dirò, io sono pazzo, ma anche i film cinesi, io li vedo in lingua originale. Perché mi piace, no, non capisco niente, ci mancherebbe altro, però mi piace che l'attore, mi piace ascoltarlo con la sua voce vera, ovviamente col sottotitolo sotto, ci Ah, mancherebbe e altro. invece io mi distraggio. E lo so, ovviamente devi diventare bravo, cioè, devi diventare veloce a leggere e a guardare. Purtroppo anche quello è un limite, la cosa migliore sarebbe capire quello che dicono in quella lingua, non è facile. Però parlate col microfono. Se no, i 1.000 utenti che sono a casa non ci. No, diciamo, così un consiglio anche per chi vuole. Se è possibile, spostare i sottotitoli alla parte superiore dello schermo, specialmente per i film cinesi. Io ho Vabbè, trovato. sono pazzo, quindi non faccio testo. Eh no, perché pure io me li vedo, cioè, mi è capitato di passare, per esempio, c'era ispirato a un manga giapponese, mi ricordo il Quale dei titolo. tanti? Kyo è il protagonista, diciamo, Non mi sarebbe. ricordo. Vabbè, comunque, a parte non è Ah, importante. Death Ok. Note 1-2.
Sono tutte e due in lingua originale, sì. Insomma, mi è capitato questo di vedere su internet e poi avere la possibilità di spostare i sottotitoli sulla parte superiore. Sì, invece di Molto soggettiva. Io ormai sono abituato a trovarli giù, quindi l'occhio è velocissimo. Certo, comunque in qualche modo, diciamoci la verità, ovviamente l'occhio quando si sposta a guardare sotto perde qualcosina, perché le immagini scorrono, qualcosina te la perdi. Però io preferisco perdermi quel qualcosina delle immagini, ma ascoltare l'attore che sta veramente vivendo quello che sta facendo, piuttosto che ascoltare una voce in una cabina di doppiaggio che mi sta traducendo quello che sta dicendo l'attore. Sì, assolutamente. Benissimo, ripeto, fantastico. No, ma d'accordo, ma anche perché dicevo due giorni fa che sì, anche le battute tradotte. Lasciamo stare questa cosa qua. Non sono. Ma per diverse. Capirci, ma voi immaginate, lo dico sempre: immaginate un film di Totò doppiato in tedesco o doppiato in francese. Ma lo immaginate? Non renderebbe mai. O Franco e Ciccio, no? Che caratteristi in siciliano, traduciamoli in tedesco, ma renderebbero Franco e Ciccio in tedesco? Ovviamente ci sembra assurdo solo pensarlo, eppure. Ci accontentiamo di Dustin Hoffman doppiato in italiano, o di De Niro doppiato in italiano, o che ne so, di Stanley Olio doppiato in italiano. È uguale il parallelo, identico. Una domanda. Sul doppiaggio? Però ti devo richiamare all'ordine, il microfono. Giusto. No, volevo fare solo una domanda. La domanda riguarda, siccome sei stato in America, esiste l'addizione nella recitazione americana? Assolutamente sì, sono fissati per questa cosa qui. Ah. Vi faccio un esempio. Io nel mio film avevo una ragazza, che avete visto anche nel trailer, c'era una ragazza russa che a mio modesto avviso parlava benissimo l'inglese. Loro invece erano fissati, cioè loro rompevano molto le scatole su questa cosa qui, sull'attrice che sentivano che non era americana, proprio americana. E quindi intanto l'attore personalmente lavora sulla dizione, non con la produzione o con il regista. Ogni attore c'ha il suo coach con cui lavora molto sulla dizione, molto sulla dizione. Ad esempio questa ragazza qui ogni giorno andava dal suo coach per rivedere le battute con la giusta dizione in inglese. Però anche lì sono molto. Ma chi proveniva da paesi diversi americani che hanno le loro inflessioni? Loro hanno una loro addizione precisa uguale per tutti, come noi in Italia? Cioè, invece che avere la cadenza, tipo quel di Andre, no? Togliere. Guarda, è una domanda difficile, non ti so rispondere a questa domanda qui. Credo che ci sia comunque, bene o male, una linea comune. Sì, ci sia. Ma comunque tieni conto che so per certo che gli inglesi, gli americani studiano la pronuncia di quello stato o di quell'altro stato quando fanno un film. Ah, ok. Assoluto. Su questo ne sono certo. Cioè, quando un attore interpreta un ruolo, magari texano, e fa un ruolo, che ne so, in California, ovviamente si studia con un coach, si studia la cadenza o l'inflessione di quel posto. E ci lavora, assolutamente. Quindi vanno più sull'inflessione. Ma guardate De Niro, De Niro in lingua originale. Guardatevi Toro Scatenato e Taxi Driver. Sì, sono completamente diversi. Una bomba. È ovvio che se li sento entrambi con Ferruccio Amendola sono tutti e due uguali. Sì. Per quanto Ferruccio Amendola un minimo ci metta poi del suo per differenziare, ma comunque Ferruccio Amendola che sta in cabina di doppiaggio e fa quel ruolo. George Clooney con come si chiama? Francesco Pannofino. Con Pannofino è uguale più o meno in tutti i film, ma ascoltatelo in lingua originale, perché l'attore fa un lavoro sulla dizione, fa un lavoro sul personaggio, per modificare anche il modo di parlare. C'è un bellissimo video che vi consiglio, vediamo se lo becchiamo, così facciamo anche. Però diciamo quello che mi era sfuggito è che in Italia un attore si cimenta molto di più rispetto a un americano. Perché loro lì sono aiutati dall'actor coach, cioè tipo un Johnny Depp non si sarebbe mai sognato di fare così un Capitan Jack Sparrow, che a mio avviso è un po' diciamo diventato un caratterista poi Johnny Depp, perché se tu lo vedi in C'era una volta in Messico un po' ti ricorda Jack Sparrow, però diciamo sono poi considerazioni che vanno fatte, perché noi in un certo senso siamo limitati, cioè abbiamo esportato attori o attrici
certo, di calibro internazionale, italiani, e poi... Comunque abbiamo grandissimi attori, attenzione, attori, sì, che fanno un lavoro di ricerca, che no, dico, è tutta una roba personale in, certo, Italia, quindi dovremmo essere... su questo punto di vista premiati, certo, invece in America non si sognano di fare questa ricerca, perché cioè, l'America non è perfetta, l'America ha tanti, sì, problemi, cioè, il cinema americano ormai è solamente sequel, prequel e remake, cioè, idee in America nuove difficilmente vengono fuori, tranne nel cinema indipendente americano, ma comunque nel cinema di puro entertainment ormai è tutto quanto remake, prequel, sequel, cioè remake come rifacimento di qualcosa che hanno già fatto. Pensiamo a Carrie, che hanno rifatto il film di De Palma, che, sì, secondo me è una porcata il rifacimento, interamente puntato sugli effetti speciali, quando quello di De Palma è un capolavoro, perché rifarlo? Vabbè, è una cosa commerciale, o sequel perché il film è andato bene, quindi facciamo anche il secondo che guadagniamo altri soldi, tranne che non, veramente non aggiunga qualcosa in più il secondo. O prequel, cioè addirittura si sono inventati di fare il prequel, che praticamente parte, cioè abbiamo un film, è la parte che viene prima di quel film, perché il sequel è quello che viene dopo, hanno inventato quello che viene prima del film, che è anche, può essere anche interessante come cosa, però io sono un po' prevenuto. Guardatevi questo video velocissimo, cioè è un po' lunghetto, ma ci vediamo qualche piccolo pezzo, sono i tanti accenti di Meryl Streep. Cosa che noi ci perdiamo, perché purtroppo vediamo sempre verso la fine, però guardate quanto un regista, ovviamente l'ha tutto studiato, quanto il regista sta giocando con lo spettatore, e lo tiene ovviamente con il fiato sospeso, poi Hitchcock è il maestro di questo. Abbiamo finito? Sì. Ultima domanda? Domanda conclusiva che farei fare a lei, perché per rispetto nei suoi confronti. Dai, te la meriti tu l'ultima domanda. Non ne hai? Come, scusami? Il film che... Il mio film? Sì, possiamo saltare, cioè al principio, perché... Però questa... dopo Hitchcock non posso, non puoi parlare di me dopo Hitchcock. No, vabbè, se abbiamo finito con questo, voglio dire. Ok. Cioè partiamo all'inizio, che abbiamo aperto il seminario con il, okay, tuo film, no? Io vedrei, chiedere... far rivedere. No, ti prego, no. Non ce la faccio più a rivederlo, basta. Ok, non lo vediamo più. Lo faccio vedere poi in privato, vi mando il trailer. No, però una domanda, a proposito della scelta del titolo che abbiamo già discusso, sì, si è pensato di scriverlo proprio come si usa, per esempio, Apple usa fare la I Scream, per esempio. Ma non, c'era, non si esplicitava il gioco di parole poi, se era I Scream, veniva meno il gioco del gelato, no? Che il gelato è presente nel film, perché il gelato è... l'episodio centrale da cui scatena tutto quanto tutti gli eventi si scatenano dal gelato, quindi volevamo fare in modo tale, okay, che ci fosse comunque presente, sì, Ice Scream, cioè col gelato nel titolo. Se, okay, fai Ice Scream, sì, nessuno direbbe il gelato c'è in mezzo. Sì, sì. Dicevo, per ciò che riguarda la distribuzione sempre di questo film, come, ora non so se funziona in modo diverso fra l'Italia o altri paesi nel mondo. Cioè, avevate detto il discorso dell'imbuto, sì, questa, no? Imbuto nel senso che comunque si fanno tanti film e poi si arenano un po' sulla distribuzione. Sì, cioè cosa esattamente vuol dire? Cioè i distributori sono pochi o ce ne sono due che hanno il monopolio sul mercato? No, non è che sono, vabbè, a parte il fatto che i distributori principali sono 01, che è la Rai, Medusa, che è Mediaset. Ci sono altri distributori, però i più importanti sono questi qua in Italia, in particolare 01, che distribuisce un gran numero di film. Il problema è che si rischia poco, cioè c'è poca volontà di rischiare, quindi si fanno un po', si va sempre un po' sul film facile, su quello con gli attori che bene o male sono sempre quelli, sì, la commedia, il film sentimentale che attira i ragazzi al cinema, il film di puro intrattenimento, perché altrimenti si preferisce importare dall'estero film, diciamo, di sicuro successo, come può essere Spider-Man, o come può essere Batman, o come può essere un film horror. Per esempio De Laurentiis o De Laurentiis Medusa, è una casa di produzione che si chiama Filmauro, che diciamo che fa film un po' particolari, distribuisce anche, porta in Italia, importa anche dei film molto carini, tipo Crash, che importò un po' di anni fa, con il film del premio Oscar,
quello con Sandra Bullock, non so se avete visto, fu importato in Italia, acquistato da Filmauro. Per quanto riguarda i film invece che fa la Filmauro, fa un film un po' più commerciale, diciamo così, più di cassetta, tipo i vari film di Natale, sta roba qui. E in America funziona allo stesso modo? O in America ovviamente poche major, oppure... Il problema non è tanto il problema è che i cinema, i film ormai vengono tenuti, come posso dire, non mi viene il termine, vengono tenuti in esame nel weekend. Cioè il film esce al cinema, si vede come va il weekend, se il weekend va male viene tolto il film, ok? E quindi ovviamente se un film non ha una pubblicità tipo Spider-Man, che tutti quanti lo aspettano e appena esce al cinema i cinema vengono assaliti dai fan di Spider-Man, è complicato in un weekend fare in modo che il passaparola magari faccia andare lo spettatore a vedere il film. E quindi molti film vengono distribuiti male, tipo in 4 sale, 5 sale, 10 sale, oppure vengono distribuiti poco o niente, in alcuni casi anche, capito? Quindi questo è il problema. Infatti quando mi chiedono a volte degli amici, io voglio fare un lungometraggio, cosa mi consigli? Io dico di non farlo, perché fai un corto, il corto ha molto mercato, o meglio, più che mercato perché prevede soldi, ha molta possibilità di andare nei festival il cortometraggio, di farti conoscere, perché ci sono 50 miliardi di festival in giro per il mondo, tipo il Giffoni, che ti possono dar modo di farti apprezzare, di far vedere chi sei, quanto vali. Se fai un lungometraggio, non hai distribuzione, fai un film che poi terrà nel cassetto, cioè tu sai già che il film non lo vedrà nessuno, perché andrà nel cassetto, perché se non c'è distribuzione il film al cinema non ci va. O se c'hai un film che va in una sala, quante persone lo vedranno? 100, 200? Bene che vada. Quindi fai un corto se non hai distribuzione, una forte distribuzione. Fai un cortometraggio. L'ultima domanda, ecco. Vedi che ce l'avevi? Detto questo, io non sono un distributore, perciò sono solamente uno che fa questo mestiere, quindi un minimo a contatti con la distribuzione anche. Quindi. Ok. Volevo chiederti, diciamo... Una bella domanda, mi raccomando. Lo spero. Volevo chiederti che genere è Scream, perché ho visto... È un thriller. Però anche un documentario? No. Perché no, parla comunque di fatti... Quello che tu hai visto, abbiamo messo quelle immagini tratte da telegiornali, perché volevamo, è un promo, volevamo in qualche modo collegare la fiction, l'opera di fiction, di finzione, alla realtà, al bullismo. Al fatto che il bullismo è reale, esiste veramente, ma è un promo quello, nel film non ci sono, non ci sono frammenti presi da telegiornali. Quello che volevo chiederti in quel caso sarebbe un docufilm, parte documentaria e parte fiction, se ci fossero immagini. Allora, diciamo, quello che ti vorrei chiedere, quanto è cambiata, diciamo, la tua idea? Ah, questa è la tua vita. No, vabbè. Anzi, non voleva essere così personale la domanda. No, figura, tanto non è cambiata per niente, anzi è peggiorata. No, volevo chiederti come è cambiato il film cioè quanto la produzione ha poi influito nella tua ruolo artistico, diciamo, cosa che comunque tipo nella musica succede in una maniera abbastanza lampante per noi uditori, per un regista è un po' più difficile riuscirlo a capire. E quali sono, diciamo, le cose che ti piace, diciamo, le tue cose che ti piace più fare, realizzare? Cioè, per quanto riguarda la prima domanda, ho più o meno risposto anche oggi, però sinteticamente, quando si fa un film ovviamente ti confronti con il produttore, che giustamente l'imprenditore, colui che ci mette i soldi e ha giustamente voce in capitolo, anche da contratto. Ci sono film in cui il regista proprio viene escluso dalla post-produzione, quindi tutto quanto rimane in mano al produttore, rarissimo ma avviene. Nel mio caso ho avuto la fortuna di avere un produttore comunque che ha sempre tenuto conto delle nostre idee e delle nostre scelte, però ci sono stati anche scontri. Alla fine è arrivato un film un po' diverso rispetto a quello che avevamo immaginato, ma che comunque ha una sua dignità, però comunque il produttore... Sì, poi alla fine comunque... Se questa cosa ti ha fatto piacere dal punto di vista di crescita personale... A voglia. Oppure certo. Comunque questa cosa ha privato un po' la tua... No, assolutamente no. No, anzi è stimolante girare in un altro paese. A parte il fatto che io avevo molta paura, perché girare in un altro continente, una lingua che non conosci benissimo, con ovviamente un...
quando giri in un altro continente è diverso anche l'approccio nei confronti della vita da parte, per esempio, degli adolescenti. Una cosa è scrivere un film di un adolescente italiano, una cosa è un americano completamente diverso, quindi devi documentarti e capire come vive un americano. Ad esempio, faccio una cavolata di esempio. Il produttore ci riprese per il fatto che nel film voleva solamente iPhone. Perché è una cavolata, no? Perché diceva gli americani non usano altri telefoni, BlackBerry non esiste, Samsung non esiste, solamente iPhone. E noi dicevamo, ma come, ma dai, ma non è possibile. Effettivamente in America altri telefoni non ne vedi. Cioè anche sforzandoti di cercare altri telefoni non li trovi. Solo iPhone trovi in America. Tutti i ragazzi hanno l'iPhone. Magari hanno un modello non nuovo, invece che il 6 hanno il 5, il 4S, ma comunque hanno l'iPhone. E c'aveva ragione lui. Aveva ragione il produttore. Infatti, nella scena che vedete, perché la scena è quella di quando c'è il corridoio, il ragazzo con la faccia scritta, lì volevamo diversi telefoni e ci hanno fatto mettere solamente iPhone. Però c'aveva ragione, perché effettivamente se poi vedi, ti guardi intorno, tutti i ragazzi hanno l'iPhone. Ma in quale nazione è stato girato? A Los Angeles, in California. Io amo il cinema in generale, io sono onnivoro per quanto riguarda il cinema. A me piace tutto il cinema, purché sia un bel film, purché abbia una bella storia. Mi piacciono molto le biografie, mi piacciono molto, non amo molto da realizzare, cioè come regista, non amo molto quello che ho fatto fino ad oggi. Cioè, mi ha divertito, però farei altri generi, infatti vorrei fare altri generi, mi sto spostando più verso altri generi. Però è stato divertente anche fare il thriller, fare horror, quindi. Assolutamente. Mi piace il cinema in generale. Parto, leggo una storia, se la storia mi piace, a prescindere comunque dal genere, lo farei. E mi sento di fottere quando non ho fatto io un bel film. Se vado al cinema a vedere un bel film, dico, mannaggia, perché non ho avuto io quell'idea? Io ringrazio Vito Palumbo per queste 3 giornate e per insomma tutte le comunque la pazienza nell'avere 6 ore al giorno Guinness di seminario. E ringrazio il suo intervento che era dal titolo Dall'idea alla sala, e abbiamo affrontato tutti questi argomenti dall'idea di una di scrittura di sceneggiatura a produrre poi un film nelle sale cinematografiche. Spero di avervi un attimino incuriosito e stimolato in modo che voi possiate da soli poi adesso cercarvi delle risposte, approfondire, studiare. Questo è il mio intento, perché ovviamente in 3 giorni non si può approfondire tutti quanti gli argomenti in maniera precisa e come avrei voluto fare, insomma. Quindi spero di avervi dato degli input. Già. Certo, lo vedrete in maniera un po' diversa. Infatti, quello che volevo ribadire era proprio questo, cioè l'Associazione Teatro Sospeso ha partecipato a questo bando di Laboratori dal Basso proprio perché l'idea era quella di chiamare degli esperti che ci dessero delle nozioni base per poterle poi, ovviamente un domani, avendo conosciuto anche gli esperti, poter approfondire questi discorsi in altri contesti con gli stessi esperti che sono stati chiamati. E poi per incominciare ad avere almeno noi come associazione ci occupavamo solo di teatro essenzialmente di prosa e di musica, e ci siamo aperti un attimo alla cinematografia, quindi ci sembrava giusto chiamare chi ne capisse di più rispetto a noi. Io ringrazio Vito e ringrazio anche la partnership del Palazzo Bianchi XVIII secolo di Trani che ci ha ospitati gratuitamente per queste 3 giornate qui. E Fotogrammi, la società di fotografi, per quanto riguarda le fotografie durante tutto il percorso di queste 3 giornate, che poi saranno comunque messe a disposizione per insomma, per tutto quello che c'è stato in questi 3 giorni. E ringrazio voi che siete stati qui con la pazienza con noi, tutti quelli che sono stati in diretta streaming, che dal primo giorno ci hanno comunicato che erano 162, quindi insomma siamo contenti. Certo, il rapporto faccia a faccia è diverso rispetto allo streaming, però, per fortuna. Però, ovviamente chi è un po' più lontano, giustamente non riesce ad arrivare, è buono anche che riesca a seguire.
E vi ricordo solo i prossimi due appuntamenti invece, come Teatro Sospeso abbiamo fatto anche questi, il secondo modulo che avremo, si svilupperanno tutti sulla città di Andria e saranno il 9 e il 10 gennaio 2015 con l'esperienza sul neuromarketing di Manlio Castagna, che è vice direttore artistico del Giffoni Film Festival, e si terrà presso l'officina di San Domenico in via Sant'Angelo de Meli 36 Andria. Qui andremo a parlare si esaminerà i vari aspetti del neuromarketing per imparare a comunicare al meglio. E poi la settimana dopo avremo invece il modulo Sono un artista e di che lavoro che fai, che è una cosa tipica di Vincenzo Cipriano, direttore organizzativo del Teatro Kismet di Bari, e anche questo modulo si terrà presso l'officina di San Domenico in via Sant'Angelo de Meli 36 ad Andria, e qui si spiegherà cosa si intende per impresa culturale e cosa significa essere un artista oggi. Quindi per chi è interessato può benissimo venirci a seguire anche negli altri due seminari. Io ringrazio anche Lello che insomma ha avuto la pazienza in questo periodo, Nicole Nino, il presidente del Palazzo Bianchi, Leonardo Salvemini che insomma è stato qui a fare fotografie per fotogrammi dalla mattina alla sera, quindi ringrazio tutti voi, sono contento che la Regione ci abbia dato questa possibilità perché insomma è gratuito, quindi ogni tanto Dio esiste, ogni tanto, e ringrazio tutti quanti, grazie, alla prossima.